tutti, bentornati su Viaggio col... Ok, no, sto calmo. Viaggio col tubo. Nuovo Long Way To da Norseman. Giusto? Norseman a Byard Bay, ok. È consonante il fatto che sia tu a guidare. Fa niente, c'ho un navigatore. Allora, navigatore che ci ha appena detto di andare dritti per 1200 km. In totale questo Long Way 2 sarà di 1355 km. Non è il più lungo che abbiamo mai fatto in Australia. Aspetta. Mosche. Da Catherine a Broome sono stati quasi 1600. Però comunque è una meta ambita. Una strada. Sì, è una strada ambita, ma temuta anche da molti backpacker. Che si chiama... Cosa stiamo per attraversare? La Null Harbor Plain. Null Harbor Plain. Quanti giorni ci metteremo? No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. 3-4, quindi vedremo un po' come organizzarci. Poi, stiamo partendo da Norseman. Sì. Che ha una storia carina, infatti è una città dedicata a un cavallo. Norseman è il nome del cavallo. È il nome del cavallo, che questo tipo stava cavalcando, era in zona, qui uno dei primi pionieri. Pionieri, sì. Questo cavallo inizia a zoppicare, gli si è incastrato qualcosa sotto lo zoccolo. Il tipo va a vedere cos'è ed è una pepita d'oro. Così. Non neanche tanto piccola, perché se fai zoppicare un cavallo non deve essere proprio grande così. E quindi poi questo tipo chiaramente è corso all'oro di qua di là, ha fondato la città e gli ha dato il nome del suo cavallo, che aveva trovato l'oro per primo. Quindi è stato lui il fondatore della città e dell'oro. Proprio ha fondato l'oro in questa nazione, in questa parte della nazione. Bene. Ok, vi diamo qualche informazione sulla Null Harbor. Perché è così famosa? Perché praticamente è una strada stralunga, appunto sono più di 1000 km, essenzialmente senza un cavolo, nel senso che da qui, da Norseman, alla prossima città degna di questo nome, ci sono un sacco di chilometri, passeremo delle roadhouse dove ci fermeremo a dormire, a mangiare. Ma a parte le roadhouse non c'è niente. Cavolo. C'è un Guinness World Record correlato alla Null Harbor Plain, ovvero il campo da golf più esteso del mondo, perché praticamente le buche di questo campo da golf, cioè non è un campo da golf, ci sono queste buche sparse lungo tutta la Null Harbor, che se uno gli piace fare il golf si fa tutta la Null Harbor giocando a golf volendo, no? Una buca 100 km, un'altra buca 100 km, una roba del genere. Non è il nostro caso, no. Quindi perché non c'è proprio nulla. Esatto. No, non è vero, ci sono cosine, un po' cosine. Fate rifornimento di cibo, acqua e tutto quello che potete o a Calgary, se andate fino a lì, oppure ad Esperance, se non andate fino a Calgary. Sì. E fate solo la posta. Perché appunto poi ci sono solo roadhouse, okay. Che per un bicchiere d'acqua vi chiedono tipo $20. Quindi siamo pronti? Stiamo già andando. Siamo pronti per il nulla. C'è un'aquila posizionata su un canguro morto, adesso vi faccio vedere. Proprio posizionata sopra. Aspetta che è scappata già. È scappata? Bella storia. Il discorso è che questo dimostra quanto sia pericoloso in realtà viaggiare col calare della sera, perché i canguri si attivano e cominciano a attraversare la strada come se nulla fosse, perché non capiscono il pericolo. No, però... no, come non capiscono il pericolo? È proprio uno sport. È uno estremo. Sport per loro. Chi attraversa senza morire vince. Siamo arrivati a Bellagionia. La benzina costa 1,93 al litro. Ai, già? Quindi già sì. Sono già alzati parecchi i prezzi. Ma parecchio. C'è un museo da vedere qua chiamato Skylab. Ora vediamo se per caso è aperto, ma non credo, perché sono già le 5:52. Ma magari, invece, magari proviamo. Sì, perché si entra dalla stessa parte dove si entra del hotel. Va bene, roadhouse, comunque adesso parcheggiamo qui, si può, sì. Il museo è aperto perché appunto è dentro la roadhouse e ci non è la roadhouse? No, quella là è la roadhouse. Ah, ok. Ci sono un po' di cose della zona, tipo qua si parla degli animali. Quella là è cacca di animale, questa.
la cacca del wombato, la cacca del cammello. C'è una macchina che esce dalla parete con dentro un manichino che mi ha fatto morire di paura, più o meno. Fa paurissima. Ci sono. La cosa più importante che dà nome a questo posto, Skylab. Skylab è? È, allora, in realtà è un pezzo di lamiera, perché non è quello vero, ma è questo, che è un ricordo, diciamo, quella è una parabola così, però è un ricordo di che cosa? Gio ce lo spiega, che lo era tutto, io. Sì, vai, era riprendi. Tutto contento. No, mi... No, sì, mi esalta questa cosa, interessante. Praticamente nel luglio, il 12 luglio del 1979 alle 12:38, lo Skylab, che era un satellite americano, è crollato in suolo australiano. Il pezzo più grande è caduto nell'Oceano Indiano. Qui fai vedere che si vede la traiettoria di arrivo. Il pezzo più grande è atterrato sull'Oceano Indiano. E dei pezzi sono arrivati da Esperance, Belladonna, fino a qui, nell'Outback. E praticamente, dopo che appunto è successo il fatto, ci sono due cose carine da dire. Il primo è che Jimmy Carter, l'allora presidente, ha chiamato direttamente lui, direttamente la roadhouse di questo posto, Belladonna. Scusa, lui ha chiamato qui scusandosi proprio per l'inconveniente e i danni causati. E un'altra cosa carina è che a Perth, nello stesso momento, c'era la competizione di Miss Universo e Miss America stava partecipando, ovviamente, e ha deciso di venire dove c'erano i detriti per fare una specie di set fotografico. Quello, questo qua è un pezzo originale. L'ho trovato a Cape Le Grand nel National Park. Il primo giorno del Long Way To finisce, non è stato molto lungo. Domani sarà una lunga giornata. Ciao. Buongiorno a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo, secondo giorno del Long Way to Bard Bay. Mi dimentico sempre dove stiamo andando. Ok, cosa ci facciamo qua? Ci siamo appena svegliati e praticamente stiamo subito iniziando oggi la strada più lunga australiana, dritta. 90 miglia dritte. Solo dritto, 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 dritto. Sono 146 km e 6. Ebbene sì. No, non ci siamo schiantati. Abbiamo finito nel frattempo la lunga strada lunga. Infatti c'è una curva qui, facciamo vedere la curva che c'è. Ecco qua. C'è la prima curva dopo 145 km più o meno. Noi comunque giriamo qui perché c'è una roadhouse e dobbiamo fare benzina e vogliamo riposarci un po'. Facciamo benzina e ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo tra poco. Stiamo ripartendo dopo una bella pausa di un'oretta, rilassante, ok. Non vi abbiamo detto, tra l'altro, che ieri sera, venendo via dalla roadhouse, abbiamo incontrato due tedeschi che stanno facendo la Null Arbor Plain in bicicletta. In bicicletta! Non so se sono stato chiaro. Praticamente io mi sentivo pazza a farla in macchina. Sì, e invece no, loro yay bici. Vabbè, contenti loro, contenti tutti. Praticamente, beh, in realtà ne abbiamo incontrate tante di persone che viaggiavano in bicicletta. Sì, nei posti sperduti. Non so come fanno. Va. Siamo, dove siamo? Quasi alla roadhouse di Madura, che è laggiù, dove ci fermeremo per il pranzo. E volevamo farvi vedere questo lookout che c'è appunto poco prima della roadhouse, prima di scendere, perché si vede proprio tutta la Null Arbor, la plains. Guardate com'è bella piatta e piena di alberelli, che non dovrebbero esserci in realtà, perché Null Arbor Plain significa senza alberi dal latino, giusto? Null Arbor, nullus arbor. E invece ci sono, hanno sbagliato. Ebbene sì, quello era quello che state pensando. Un T
tipo che corre per la nulla airplane. Vabbè, comunque siamo arrivati alla frontiera, al confine di stato, e stiamo lasciando il Western Australia. Qui però non c'è la dogana, o meglio, non è qui. Qui c'è soltanto per entrare nel Western Australia. Per il South Australia la dogana non è qui, è alla prima cittadina chiamata Ceduna. Non so come si legge. Ceduna, va bene. E quindi ci fermeremo magari solo a fare una selfie per la pagina Facebook. Faremo la foto adesso. Silenzio. Quindi appunto la nostra giornata non finisce. Noi adesso faremo ancora un bel po' di strada, cerchiamo di fare il più possibile finché il sole è su, in modo che domani abbiamo la giornata meno pesante come guida. E poi insomma vedremo delle cose. Perché le nuvole ci stanno abbandonando. Terzo giorno di Long Way 2. Bye. Ancora non ti ricordi, ma porca miseria. Mi viene non mi ricordo, non so che cosa mi viene. Ieri per la fine non vi abbiamo fatto vedere più niente, perché l'unica cosa che abbiamo incontrato di interessante sulla via è questo: il super cartello a tre degli animali australiani. Sì. Che nella guida viaggiare sulla Null Harbour Plain, tra l'altro, è segnata come una delle attrazioni, quindi cioè, tanta è imperdibile. Roba. Ora, prima di arrivare a Ceduna, che è il punto dove ci sarà il check della quarantena di nuovo per il South Australia, vi facciamo vedere cosa c'è sulla via. Infatti qua siamo nel Nullarbor National Park. Sì. Perché voi quando entrate in South Australia entrate nel Nullarbor, nel Nullarbor National Park. E qui davvero non ci sono alberi. Ed eccoci qui arrivati a forse l'attrazione più figa del parco, le Bunda Cliff. Che a differenza del The Edge of the World che c'era in Tasmania, queste sembrano davvero il The Edge of the World. Cogliere a picco sul mare, altissime, e sembra come disegnavano nel Medioevo la fine del mondo. La fine del mondo, esatto. È abbastanza spettacolare, vale la pena fermarsi, ma noi adesso andiamo avanti. The fridge, we have the tomato sauce. Oh, you got a little fridge there. Yeah. Just have a quick one. Sure. How you going? Eccoci qui, abbiamo appena finito il controllo, è stato velocissimo. Gli ho detto subito, avevamo le cipolle, le buttate via. Fa, ah va bene, do solo un'occhiata al frigo dietro. Gli ho fatto vedere che avevamo tutte le cose scatolate ed è andata così. Dunque, siamo arrivati alla nostra meta di stasera, di stanotte, i Murphy's High Stacks, che sono queste formazioni rocciose. Ovviamente questi video li abbiamo girati domani mattina, perché li abbiamo girati domani mattina, che adesso è notte, è quasi notte. E praticamente qual è la cosa bella di questo posto? Le stelle, diciamo. Esatto, di notte vedere le stelle diciamo da queste formazioni è particolarmente spettacolare, soprattutto per noi, perché possiamo fare qualche bel time lapse, cose del genere. Siamo pronti per andare a dormire. Ci vediamo domani. Tra l'altro qui costa $2 a persona entrare a vedere le cose, e non ci sono cartelli di divieto di campeggio, quindi... C'è il campeggio, c'è, ho controllato, c'è anche su Camp 7. C'è anche su... Si può dormire qui, quindi siamo tranquilli. Anche se non c'è nessun altro. Grazie per aver guardato anche questo Long Way 2. Grazie per seguirci ancora. Ci vediamo domani, il video sarà eccezionale, speriamo. Se tutto va bene. La cosa che dobbiamo andare a fare dovrebbe essere eccezionale. Sì.
Quindi speriamo bene. Speriamo bene, dai. Grazie e al prossimo video dall'Australia. Da Byron Bay. Ciao. Buonanotte. Devi fare il time lapse alle stelle. Veloci.